Il tema più sentito è quello chiaramente dell'abbattimento delle liste d'attesa, che è un'emergenza non solo sarda ma nazionale, tema che ha una. Le cause delle liste d'attesa sono chiaramente multifattoriali, quindi bisognerebbe affrontarle su più direzioni. Noi abbiamo con questo assestamento di bilancio allocato delle risorse, l'impegno è quello di cercare di sfruttare bene queste risorse. E per la prima volta cercare anche di negoziare con quel privato accreditato che deve fare una funzione pubblica in questo caso, che deve essere a completamento, a integrazione di quello che non fa il pubblico, che non riesce a fare il pubblico, quindi si deve complementare. Quindi i privati accreditati che si dedicheranno all'abbattimento delle liste d'attesa per quel che sarà possibile, dovranno avere praticamente chiare indicazioni dall'assessorato su quali sono le prestazioni da portare avanti con urgenza, con minor urgenza, oppure che possono essere programmabili. Non si è parlato di commissariamento delle ASL, ci sarà presto una discussione su una bozza di disegno di legge che comunque è ancora molto embrionale. Va vista sia con la Presidenza che con le forze politiche di maggioranza. Ci sarà una sorta di riottimizzazione, di riorganizzazione di qualcosa, perché chiaramente il sistema sanitario regionale così come oggi si è visto non funziona, ma non è colpa. Io direi non è colpa di nessuno, c'è una disorganizzazione generale che io ho trovato, anche se mi dicono che non ho una visione, io visto bene, vedo bene e so quello che devo fare. Infatti a me piace poi parlare a fatti compiuti, cioè vorrei ottenere dei risultati e poi parlare.